Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, cosa ti accadrà? Cosa ti sta per accadere nei prossimi giorni, va bene? Intorno mettiamo una quindicina di giorni, quindi video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Cosa ti sta per accadere? Ricordando che i tarocchi leggono quello, la direzione che le tue forme pensiero, i tuoi pensieri, le tue credenze stanno prendendo, e di conseguenza, quando noi vediamo il karma che è dovuto alle forme pensiero, soprattutto quello in negativo, noi aggiriamo l'ostacolo. Quindi i tarocchi servono per l'evoluzione, è uno straordinario strumento di evoluzione dell'essere umano. Voi vediamo il karma, cioè la predisposizione delle tue forme pensiero. E noi aggiriamo l'ostacolo. Quindi, se va tutto bene, significa che stiamo continuando bene. Se ci sono degli intoppi, andiamo a vedere quali sono, in modo tale da adoperarci verso il massimo successo. Quindi, cosa ti sta per accadere nei prossimi giorni? Andiamo a vedere dove si orientano di più le carte e andremo a parlare dove si orienteranno di più le carte. Se amore, lavoro, relazioni, va bene? Ok. Invito tutte le ragazze nuove, che siamo tantissime, tantissime, a studiare tutti i miei contenuti delle playlist, Risvegliare la coscienza, l'arte del vivere, e i contenuti che vi metto sempre sotto all'info box, anche del nostro Fabio Marchesi, il grande scienziato che ci ha donato la tecnica del GIA, gratitudine incondizionata anticipata, per prevenire qualsiasi tipo di situazione in negativo data dalle nostre forme pensiero. Perché sappiamo che la realtà esterna è un riflesso di come noi stiamo vibrando all'interno rispetto alle nostre credenze. Quindi vi metto sempre tutto sotto all'info box, ok? Va bene. Allora, abbiamo tre varianti. Cosa ti sta per accadere nei prossimi giorni? Intorno ai 20 giorni, mettiamo un limite di questa natura, 15-20 giorni. Abbiamo il fermaglio rosso, sevigliano, l'anello intrecciato e l'ametista. Le potete sentire anche più di una, lasciatevi sempre ispirare. Magari, vabbè, non vi dico niente, fatevi ispirare. E partiamo dalla prima variante, il fermaglio rosso. Allora, lo mettiamo qua. Ok. Allora, andiamo a vedere l'energia di quello che attorno a cui, insomma, sta gravitando, appunto, la tua energia. Prima di tutto, cosa ti sta per accadere nei prossimi giorni? Vediamo un po' l'energia qual è di questa cosa che ti sta per accadere. Vediamo l'energia. Il pensatore, qualcosa su cui tu stai riflettendo molto, stai pensando, magari ci possono essere dei dubbi o stai aspettando. Il pensatore, ok, c'è qualcosa quindi su cui, qualcosa che ti sta per accadere su cui tu ci stai riflettendo, va bene? Ci stai riflettendo, ok. Ancora, vediamo l'energia di quello che ti sta per accadere. Scambiarsi i doni. E in arrivo qualcosa che ha a che fare con la meritocrazia. Una sorpresa, qua c'è una ballerina che incontra un gattino, una sorpresa, una ballerina che esce da una scatola, qualcosa che ti sorprenderà e ti può stupire. E qualcosa su cui stavi lavorando già, su cui stavi pensando, magari potevi avere un po' di dubbi, ma c'è una sorpresa in arrivo rispetto a quello su cui stavi pensando. Ok. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere ancora, questa la mettiamo così, l'energia ancora di quello che sta per arrivare. Tu stai riprendendo? Sì. Andiamo a metterci le carte degli archetipi, dove c'è sia l'aspetto in ombra che l'aspetto in luce, così ci delinea ancora di più. Fino adesso può essere qualsiasi cosa, relazioni, lavoro, vediamo un po'. L'archetipo Samaritana. L'aspetto luminoso è: perfeziona le tue capacità per aiutare quelli che preferirebbero essere ignorati. L'aspetto in ombra esige attenzione e riconoscimento per l'aiuto che offri. Ragazzi, qua sta arrivando qualcosa che ha a che fare con delle cose, un bene che tu hai fatto in passato e che ti viene restituito. Sì.
ha a che fare proprio con un bene che hai fatto agli altri o a un'altra persona in particolare, ti viene restituito. Magari non ti viene restituito da questa persona, ma ti viene restituito dall'universo, oppure ti viene restituito da questa persona. Cioè, perché mi dice che sei una persona che hai aiutato tanto, hai dato molto e ti viene restituito il bene che hai fatto. Questo ti sta per accadere nei prossimi giorni. Ok. Un regalo, una sorpresa per il bene che hai dato. Ok, andiamo a delinearci andiamoci a mettere i tarocchi. Adesso una carta guida con questi. Cosa ti sta per accadere nei prossimi giorni? Prima variante del fermaglio rosso. Una carta guida. Tre di coppe. Qua sta per accadere qualcosa che ha a che fare con una celebrazione. Il tre di coppe mi parla di festeggiamenti, di celebrazione, di condivisione, di gioia condivisa con altri. Mi parla di un successo, di una gioia per un successo che hai. Mi parla di riconciliazioni anche. Mi parla di inviti fuori, di condividere la propria gioia con altri. Ok, è la stessa bellissima comunque. Qua c'è un due di bastoni. Stavi aspettando questa cosa. Andiamo a vedere su che cosa si delineano le carte. Va bene. Andiamo a metterci gli altri tarocchi. Ok, vediamo. Cosa ti sta per accadere nei prossimi giorni? Dei riconoscimenti, anche un far pace con qualcuno. Vediamo cosa ti sta per accadere nei prossimi giorni. Cinque di coppe o quattro di spade. Qua mi sta parlando di una situazione ferma a livello emozionale. Mi sta parlando di una situazione ferma a livello emozionale. Qua c'è un dolore, cinque di coppe. O una situazione di tristezza, era tutto fermo. Può essere a livello relazionale, in coppia o di amicizia. Però mi parlano di emozioni qui soprattutto. Vediamo. Energia attuale, energia positiva. Energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo quattro di spade. Mi può parlare anche di una guarigione che avviene, fisica, magari non stavi bene, ok? Che puoi finalmente uscire, ok? Cavaliere di bastoni, il matto. L'imperatrice, 9 di spade. Mi sta parlando del fatto che probabilmente tu avevi messo in stand-by una relazione perché tu esigevi tantissimo, esigi molto, e qua abbiamo una persona che era più inconsistente o che andava e veniva, un comportamento di questa natura e con cui c'era pausa. Mi stanno parlando d'amore, qua. Sì. O di amore o comunque sia, mi stanno parlando di una situazione che si è fermata da che tu eri sei molto esigente, fai bene così, e l'altro fuori da te era più inconsistente. Ok, vediamo un po' di cosa tu stai prendendo. Sì. Energia attuale, cosa ti capita in questi prossimi giorni? Asso di denari, io qua vedo un nuovo inizio molto concreto con l'asso di denari, qualcosa di sostanzialmente proprio solido. Un invito da qualche parte, un qualcosa veramente che è un nuovo inizio. Molti di voi avete già iniziato a lavorare a un nuovo progetto lavorativo, è possibile, vedrete i frutti. Ottima compagnia con i compagni di viaggio lavorativi, vedo, questo può anche essere, vedo una nuova opportunità qui. Al positivo, re di denari. Allora, qua mi sta parlando che c'è una persona, un uomo, in particolare che ti appoggia. Se parliamo a livello lavorativo, ti viene dato ciò che meriti da parte del tuo capo, di una persona che veramente ti vedo proprio, le tue finanze finalmente galoppano, o a livello lavorativo finalmente c'è avanzamento, vedo festeggiamenti. Va bene, questo per un gruppo di voi. A livello amoroso, io qua vedo un nuovo inizio con una persona di spessore,
Concreta, stabile, può essere il segno del Toro, Vergine, Capricorno, Venere, Marte o Luna in tal senso, in tal segno. Vedo proprio un nuovo inizio con questa persona, anche riconciliazione, festeggiamenti oppure un upgrade della relazione. Vediamo il blocco. Il blocco è il Re di Coppe. E probabilmente tu pensavi che se parliamo d'amore e ce l'hai già questa persona, che questa persona non fosse innamorata di te. O perché magari avevi visto comportamenti più passivi o pensavi semplicemente che non era innamorata di te. Oppure qua c'erano due persone e tu scegli per una persona concreta, perché ti viene fatta una sorpresa da quella persona più concreta. Forte energia del Cancro, Scorpione, Pesci. Sì. Oppure la vedevi passiva questa persona rispetto a un nuovo inizio che volevi insieme a lui e adesso, o a lei, può essere anche una donna. E adesso invece c'è un'opportunità concreta di progettualità. Vediamo che è successo nel passato. La temperanza e la luna. Io vedo che qua tu hai avuto molta pazienza con qualcuno che pensavi comunque che non fosse innamorato di te o non avesse abbastanza interesse. E quindi c'erano dei dubbi, delle perplessità, è come se c'avevi un po' la pazienza al limite, diciamo. Era qualcosa che stavi aspettando rispetto a una persona, eh? Quindi mi stanno parlando chiaramente d'amore, ma anche di lavoro, mi dicono anche che le finanze vanno bene qua, ok. E mi dicono anche che nel passato c'erano dei dubbi, delle perplessità rispetto all'amore o a questa persona, che era magari più passiva e tu non sapevi cosa pensare e ti induceva in dei dubbi, non faceva azioni, no? Forte energia del Sagittario e del Cancro. Vediamo che succede qua, cosa ti sta per accadere nei prossimi giorni. La sacerdotessa, la ruota della fortuna e l'asso di coppe. Allora, se tu avevi dubbi se questa persona ti amava o meno, questa persona ti dimostrerà il suo amore, asso di coppe. Va bene? Qua c'è una nuova opportunità con una persona di spessore. Per coloro le quali che hanno due persone, invece, mettono completamente da parte una persona, te lo dico, ok? Qua ti vedo fare la scelta con la papessa. Vi era un cambio per questo nuovo inizio con questa persona qui. Quindi c'è, mi parlano chiaramente d'amore. Una persona concreta e stabile di un certo spessore, da che tutto poteva essere fermo. Abbiamo visto anche che tu sei molto esigente in amore, quindi cosa sta per accadere nei prossimi giorni? Una proposta molto concreta da parte di una persona concreta. Se è una stessa persona ed energia era più passiva, qua vedo che c'è proprio un cambio. La papessa mi parla delle tue scelte, anche dei tuoi dubbi rispetto alla situazione. Arriva un cambio che ti porta all'asso di coppe, un nuovo inizio di struttura concreto. Invece qui vedo proprio per le ragazze single un nuovo amore con una persona con cui ti troverai benissimo, la puoi conoscere nel circolo dei tuoi amici o comunque vedo che ci esci. Mi parlano di un nuovo amore 100% anche per le ragazze single. Ti posso vedere un po' sulle tue, un po' con dei dubbi, ma qua c'è proprio l'uscita per un nuovo inizio d'amore, eh? Per chi è single, arriva questa persona e c'ha in mente un'altra persona che era più passiva, lo mandate proprio a benedire. Ok. Ti ricordiamo l'aspetto luminoso, ti viene dato tutto il bene che hai donato. Ti vedo molto felice, lo ricordiamo qui, una sorpresa per te. Ok, andiamoci a chiarire queste carte. Ti vedo anche molto serena, tranquilla nelle tue cose. Sì. Forte energia del pesci. Sì. Vediamo asso di denari. Di cosa mi parla l'asso di denari? Del matto. Io qua ti vedo proprio lanciarti verso la vita. E godere della vita di giorno in giorno, quindi nel qui ed ora. È proprio per questo motivo che ti arriva un'opportunità straordinaria. Ti vedo vivere la vita qui ed ora. Ok? E arriva anche un inizio concreto da parte di una persona che non si voleva impegnare, se è il tuo caso, che l'avevi percepita passiva. Forte energia dell'ariete. Vediamo il re di denari.
Re dei bastoni. Questa persona otterrà la tua fiducia perché lo vedrai mettere sforzo e impegno. Forte energia dell'Ariete, Leone, Sagittario. Tu scegli proprio per questa persona. Quindi nei prossimi 15-20 giorni succederà questo. La papessa. Se sei singolo, io qua vedo questa persona, ti vedo più introspettiva perché pensi che magari non gli piace a questa persona, che non ti ami, eh? Però gli sforzi che farà questa persona ti faranno ricredere. Ok. La papessa. Il diavolo. Qua c'è una persona che vuole assolutamente abbattere le tue difese, le tue barriere. Forte energia del Capricorno, ma energia molto passionale. Per alcuni di voi non sei sicura se questa persona ti ama o meno perché può avere altre opzioni, per alcuni di voi, ma vi ricrederete? Ok. Sei il sogno per questa persona. Vediamo la ruota. Il 10 di spade. Avviene un cambio rispetto a una situazione che si è chiusa. Voi o mandate a benedire una persona che vi ha tenuto lì appese perché arriva quest'altra persona, oppure arriva un cambio rispetto a una situazione di dolore, rispetto a una condizione in cui voi pensavate che l'altra persona non vi amasse. Ok, l'asso di coppe. Wow, 8 di bastoni. Qua io vedo un movimento d'amore per questo nuovo inizio, assolutamente. Quindi, cosa ti sta per succedere nei prossimi 15-20 giorni? L'amore trionfa. L'amore trionfa con le dinamiche che vi ho descritto. Ok? Andiamo a metterci altre carte di chiusura. Quindi qua mi parla proprio d'amore. Sia che tu abbia già una persona, sia che non ci sia nessuno. Ok, andiamo a vedere. Vedi, gli amanti, l'amore è proprio ben aspettato, in questi giorni. Mettiamone un'altra. Il cavallo di bastoni, 100%, cavallo di coppe. Per alcuni di voi ci sono più opzioni, però voi sceglierete chi vi dà concretezza e sostanza. E abbiamo l'amore a favore per voi, l'amore che hai donato in passato ti viene restituito o da una stessa persona o da una persona nuova. Va bene? Ok, bellissimo, questo ti sta per accadere nei prossimi giorni. Andiamo a vedere, a metterci un oracolo della magia. Magari inizia un po' in sordina, oppure può essere il vostro datore di lavoro lavorare nello stesso posto vostro, eh. Però alla fine qua c'è proprio l'uscita allo scoperto, ecco. Vediamo un po' cosa ti dice quest'altro oracolo. Pluma, piensa prima antes de juzgar, pensa prima di giudicare. È un consiglio. Ti dicono non giudicare subito. Pensa prima di giudicare, va bene? Ok, questo è riferito al fatto soprattutto perché ti vedo con i dubbi con la papessa, no? Quindi pensa, utilizza la legge spirituale, il potere del verbo, va bene? Perché qua c'è una condizione totalmente a tuo favore. Non giudicare, il giudizio è nocivo. Quindi piuttosto fai un discernimento. Cosa vuol dire? Qual è la differenza tra giudizio e discernimento? Il giudizio dice questo è brutto, questo è bello, in modo assoluto. Invece il discernimento dice questo va bene per me, questo non va bene per me. Ciò che non va bene per te andrà bene per qualcun altro e ciò che per qualcun altro andrà bene per te non andrà bene. Questo è il discernimento. Il discernimento ti permette di avere una consapevolezza più ampia e di capire che ciò che serve alle persone è rispetto al loro livello di coscienza. Quindi pensa prima di giudicare. Ok, andiamocene a mettere un'altra, sempre rispetto a cosa sta per arrivare. E spada, asa il cambio, fai il cambio, sta arrivando un cambiamento totale. Sta arrivando un cambiamento totale che ha a che fare con l'amore, nonostante i tuoi dubbi, con l'amore, ragazze. Meraviglioso. Quindi complimenti veramente, tu stai riprendendo, io parlo, sì. Quindi ragazze mie, questo sta per succedere, cosa ti sta per capitare nei prossimi 15-20 giorni? Qualcosa che il bene che hai dato ti viene assolutamente restituito. Mettiamoci un'altra carta di questo oracolo. A chiusura.
girare in tondo, qua si chiude una cosa che andava sempre, era sempre la stessa, era sempre la stessa, andava avanti sempre uguale. Se qualcuno doveva fare una scelta d'amore, viene fatto o tu o un'altra persona, o tu farai la scelta finalmente di entrare in contatto con questa persona che ne vale la pena. Mettiamone un'altra. Assolutamente, qua c'è riparare. Qua, se c'è una persona che già conosci, si ripara qualcosa che è da sempre la stessa cosa. Definitivamente abbiamo visto con l'asso di coppe, energia in movimento con l'otto di bastoni. Se una persona nuova qua che tu non trovavi la persona ideale col pensatore, ma tutto quello che ho dato nella vita non è stato mai restituito, bene, questo è finito perché l'amore arriva a tuo favore. Qua è una persona di grande spessore, va bene? Andiamo a vedere solo cosa ti dirà questa persona con i nostri oracoli, lui e lei. Qual è il pensiero principale di questa persona nei tuoi confronti? Sto male senza di te. E quindi ti dirà questo e questo, insomma, ragazze, fate un po' voi, ragazzi. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, complimenti, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la variante dell'anello, la mettiamo qua, si vede? Un pochino così, forse qua. Ok. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere nei prossimi giorni. Abbiamo messo 15-20 giorni, insomma, vediamo anche se lo dicono prima. Vediamo un po', abbiamo messo questo limite, vediamo cosa ti accade, ok? Andiamo a vedere. Scusate. La saliva è traversa. Andiamo a vedere l'energia di quello che ti accade, ok? Cosa ti accade nei prossimi 15 giorni? 15-20 giorni, vediamo un po' come si orientano. Cosa ti sta per accadere? Come si orientano e dove si orientano? Amore, lavoro, relazioni, vediamo un po'. Variante dell'anello. Cosa ti accade? Vediamo un po' l'energia. Secondo le regole, c'è qualcosa che... Secondo le regole mi dice no? C'è qualcosa a cui vi state attenendo. Qualcosa dove magari sentite di non poter oltrepassare la staccionata, qualcosa che magari tedia un po', può inficiare, qualcosa che vi costringe a stare in un posto, magari, in una sensazione di costrizione, magari. Questa è l'energia un po' di partenza. Vediamo un po' cosa ti accade. Questa è la carta della ricezione. Riceverai qualcosa. Questo è come se fosse un asso di coppe. Guarda, qua c'è un'apertura emozionale. Ricevi cosa ti accade nei prossimi giorni? Hai dalla sensazione di costrizione a un'apertura emozionale. Questa apertura emozionale può essere di varia natura, per varie circostanze. Adesso andiamo ad analizzare il tipo di circostanze. C'è un'apertura emozionale. L'isola del tesoro. Qua c'è la tartaruga, un qualcosa che vai a scoprire. Qua mi fa venire in mente quello che diceva sempre mia nonna, chi va piano va sano e va lontano. È come se tu ti fossi attenuta o attenuto a delle regole, a una situazione anche un po' stretta, che ti stava stretta. E qua inizi a alleggerirti con la carta in. Questo è il divino femminile, no? Che ha a che fare con la magia, la creatività, l'intuizione. È una situazione stretta. Che poi uno più uno fa due, ok? La situazione più stretta, magari di situazione di sentirsi legati, attanagliati, diventa più fluida. Una situazione diventa più fluida, grazie anche alla tua perseveranza. Ok, andiamo a delinearci ancora di più questo. Mettiamoci la carta degli archetipi. Cosa ti sta per accadere nei prossimi giorni? Qua partiamo da una situazione un po' più di costrizione, una situazione che diventa più fluida. Ancora non si sono delineate, no? Sulle situazioni nella 3D specifiche. Qualsiasi cosa sia, una situazione di più statica diventa più fluida, più dinamica. Vediamo. Emozionalmente, jugador, giocatore. Aspetto luminoso, volontà di seguire la tua intuizione, intuizione, intuizione. Incluso quando gli altri dubitano di te. Qua seguirà la tua intuizione nel fare qualcosa, nonostante gli altri possano dubitare di te. L'aspetto in ombra è incommendarsi alla suerte è un lugar de confiar en trabajo duro. Questa
Allora, qua, da che hai fatto un lavoro duro su te stesso, anche un lavoro duro a livello proprio pratico di lavoro, capisci che non è la strada migliore, ma devi seguire l'intuizione piuttosto che stare all'interno di alcune rigidità, di alcune regole che ti vengono imposte. Queste idee possono essere anche a che fare con le tue credenze limitanti, no? Cioè, anziché fare, qualcosa che ti viene di intuito, le nostre credenze limitanti spesso e volentieri ci attanagliano dicendo no, bisogna fare così, è un lavoro duro, anche magari proprio a livello lavorativo, no? Era uscita la carta l'isola del tesoro prima che ha a che fare molto con il lavoro, con il denaro. È come se tu in questi prossimi giorni, cosa ti sta per accadere? Avrai l'intuizione che fare un lavoro duro per qualcosa non porta a nessuna parte se non a tanti sacrifici. E invece fare E seguire la tua intuizione ti porta molto più lontano rispetto alle tue credenze limitanti. Vediamo un po' come si delineano. Minimo sforzo, massimo risultato, mi viene da dire, no? Anche a che fare con i condizionamenti, mi viene da dire, ve l'ho detto se non sbaglio nel video, la chiave assoluta, prima e seconda parte. Quando noi pensiamo che per condizionamenti familiari, come abbiamo vissuto tutti, no? Come i nostri genitori e i nostri nonni si sono spaccati la schiena perché lavorare e portare soldi a casa, perché per avere del denaro bisognava veramente faticare e, non ci dovevo, e anche se non ci piaceva quello che facevamo. Queste sono tutte credenze limitanti, ragazzi, che stiamo scardinando in questo periodo storico. Quindi, io ho la mia esperienza, io porto la mia esperienza, io faccio un lavoro impegnativo, lavorando oltre 11-12 ore al giorno, però non mi pesa, ok? Per me è un gioco, cioè è quello a cui l'uomo nuovo del nuovo tempo deve arrivare, cioè seguire la strada della creatività, la propria intuizione e fare ciò che veramente compete i suoi potenziali. Non sempre è facile, bisogna cadere ogni volta, fare delle cose che non ci piacciono anche per capire qual è la nostra strada. Ok? Io ci ho messo 30 anni ad arrivarci, quindi più di 30 anni. Quindi avrai questa illuminazione qui. Adesso andiamo a vedere perché arriva questa illuminazione qui. Fatto sta che come comune denominatore arriva un risveglio interiore che ti porta a fare le cose in modo più leggero e a guadagnare dei frutti. Ok. Mettiamoci subito quest'altro oracolo. Cosa ti sta per accadere nei prossimi giorni? Mañana, el mundo te espera. Mañana significa domani, il mondo ti aspetta. Qua ci dice che praticamente è come se tu, qua c'è l'acqua, dei pesciolini, qua c'è la carta in che è proprio la ricezione, le emozioni. Guarda, ti risveglierai a nuova vita, inizierai a vedere tutto in modo diverso, seguendo le tue intuizioni, le tue emozioni più alte, più nobili. Il mondo ti sta aspettando, ok? Andiamo a vedere di cosa si tratta tutto questo mettendoci i tarocchi. Allora, mettiamoci questi. Allora, cosa ti accade nei prossimi 20 giorni, 15 giorni? Vediamo un po'. Una situazione di costrizione o di attenersi a delle regole diventa più fluida seguendo il tuo istinto. Quindi vediamo a cosa è dovuto tutto questo. Adesso sono stati ampi, no? Non ci hanno delineato amore, lavoro, relazioni, anche se era più sull'aspetto, secondo me, emozionale, legato a vari aspetti, può essere relazionale o lavorativo. Perché quando facciamo qualcosa che è di duro, secondo credenze limitanti, che non ci piace anche a livello lavorativo, perdiamo la nostra energia. E quindi il risveglio emozionale, in tal senso, apporta beneficio a livello lavorativo anche, no? Ok. Andiamo a vedere di cosa parla tutto questo. Cosa ti sta per accadere nei prossimi giorni? Cosa ti sta per accadere nei prossimi giorni? Mi parla di lavoro. Quindi questa stesa mi parla essenzialmente di lavoro. 8 i denari e 7 i denari. Hai lavorato tanto e stai aspettando di vedere i frutti. A livello lavorativo hai dato tanto, ti sei anche spaccata tanto e stai aspettando di vedere dei frutti. Ok, andiamo a vedere. Carta energia attuale, energia positiva, energia negativa.
energia passata, energia futura, energia passata, energia futura e conclusione di energia futura. 7 di denari, 9 di denari, mi parla proprio di lavoro questa stesa, eh? Però adesso andiamo comunque a vedere. Qua voi avete lavorato tanto e state aspettando i frutti del vostro lavoro. C'era un blocco, 8 di spade, regina di spade, temperanza. Avete portato tanta pazienza lottando per abbattere dei blocchi che c'erano a livello lavorativo. Ti vedo combattere per abbattere dei blocchi e raggiungere anche una certa autonomia lavorativa per molte di voi. O per raggiungere la tua autonomia stai aspettando i frutti di quello che hai seminato. Forte energia dell'acquario, gemelli, bilancia, vergine, sagittario o ascendente o venere, scusatemi, o Marte in tal senso. Può essere anche Venere però, ok. Andiamo a vedere energia attuale, cosa ti sta per accadere. 10 di spade. Io qua vedo che c'è una situazione di chiusura, una situazione che ti ha fatto male oppure stai avendo un cambio a livello lavorativo, o hai lasciato un posto di lavoro o e ti appresti ad andare verso un'altra parte, oppure sei stata delusa da situazioni lavorative, o comunque fatto sta che sta avvenendo un cambio molto sofferto. Energia positiva per te, 9 di spade al positivo, mi parla di preoccupazioni in ambito lavorativo, ma al positivo mi dice che queste preoccupazioni svaniranno in questi giorni. Tu inizi a combattere proprio il drago, vedi? I draghi mentali, inizi proprio a combattere, cioè ti ergi al tuo potere, ok. Il blocco, il 6 di spade, il blocco, può essere un trasferimento, un cambio di posizione lavorativa che non arrivava, può essere una situazione di blocco proprio a livello di situazioni di tensione a livello lavorativo, o un avanzamento di risolvere le situazioni che non arrivava a livello lavorativo. Vediamo il passato, il diavolo, il 5 di bastoni. Qua mi parla di situazioni tossiche a livello lavorativo, persone, colleghi o situazioni, oppure un capo che non ti ha dato ciò che meriti, oppure una situazione lavorativa dove c'erano delle conflittualità con altre persone, c'era invidia, gelosia, non vedi uscita da questa situazione. Forte energia del Capricorno, un capo molto esigente, tu hai deciso di chiudere, una situazione difficile a livello lavorativo. Competizione. Vediamo che succede qua in prossimi giorni. Wow, c'è il Papa, il 2 di coppe, il 9 di bastoni. Ragazzi, qua allora il Papa mi parla a livello lavorativo di un ente, di una situazione nuova, o di un ente, o di una di un posto importante, di un ente che ti chiama, di un posto importante che ti farà molto felice. 2 di coppe, il 9 di bastoni qua mi parla di un po' di resistenza, un po' di paure che ci possono essere per questa cosa nuova, perché non te la sei passata bene. Però io vedo che ti dicono di avere pazienza con la carta in, perché si risolve tutto, ma già lo vedi nei prossimi 15-20 giorni, eh? Cosa c'è dopo il 9 di bastoni? Il 9 di coppe, certamente, ragazze, sai? Quindi la situazione difficile che avete potuto vivere a livello lavorativo, io qua vedo che c'è proprio una promozione o qualcosa, un contratto a tempo indeterminato, o la chiamata da parte di un ente, o un capo, un nuovo capo, qualcosa di nuovo che ti darà molta felicità a livello lavorativo. C'è il 2 di coppe e anche una collaborazione tra le persone che lavorano con te, un'ottima intesa, e questo ti porterà anche questo, ci sono delle persone che ti aiuteranno anche a livello lavorativo in questa nuova circostanza, oppure che ti aiuteranno a livello lavorativo con il 9 di bastoni. Qui negli after tarot mi parla di una persona che condivide il tuo peso, mi spiego, condivide, una persona che ti supporta. E qua col 9 di coppe vedo una gioia che arriva, un pieno appagamento sul piano lavorativo, eh. Qua stavate aspettando una risposta, qualcosa, io vedo assolutamente che c'è un nuovo inizio per te. L'aspetto, questo curador è anche come se fosse il matto, un nuovo inizio che ti porta a questo risveglio meraviglioso sul lavoro. Quindi se c'erano delle preoccupazioni non ci sono più. Bisogna pazientare poco poco, perché qua arrivano grandi soddisfazioni, eh. Può essere anche un trasferimento che non arrivava, adesso ti arriva. Ok, andiamo a vedere. Forte energia del Toro, ascendente Toro.
anche Mercurio in Toro, Mercurio in Capricorno. Vediamo un po' questo 10 di spade. Quindi questa stessa mi parla solo di amore. Di amore, scusami, di lavoro. Vediamo il 10 di spade. L'energia attuale col 10 di spade. 10 di denari. Qua o si è chiusa una situazione lavorativa con un ente o con qualcuno, o non c'è benessere in questo momento a livello lavorativo ed eri preoccupata per questo momento di aver lavorato tanto e di non aver, vedere i frutti. Vediamo il 9 di spade al positivo nel lavoro. 9 di spade al positivo nel lavoro. Bellissimo, Paggio di coppe. Qua c'è un nuovo inizio che ti entusiasmerà tanto. Le coppe sono le emozioni, un nuovo inizio nel lavoro che ti entusiasmerà tanto. Può essere anche una nuova proposta da parte di un ente o di qualcuno. Vediamo il 6 di spade. Il 7 di bastoni, troppi ostacoli o per un trasferimento, delle questioni, troppi ostacoli a livello lavorativo nel passato, troppi ostacoli per un trasferimento, troppi ostacoli per andare via da un posto, situazioni di lotta, di litigi, o situazioni difficili da cui non si riusciva a uscire. Vediamo il Papa. Il 10 di bastoni, io qua vedo che le situazioni difficili si tolgono, va bene, a livello lavorativo. Anche la responsabilità di tanti pesi si tolgono, perché arriva la giustizia a tuo favore. Possibile che ci sia anche un lavoro nuovo che ti permette di andare incontro alle tue responsabilità familiari, eh? Ok. Il 2 di coppe. Può essere anche una partnership lavorativa che ti supporta, ti toglie di dosso i pesi, ti aiuta a supportare dei pesi per evolvere insieme. 2 di coppe, 6 di bastoni. Pieno esito di questa nuova partnership lavorativa o pieno esito nel lavoro. Il 2 di coppe parla di gioia, di felicità proprio condivisa. E anche riconoscimenti pubblici, pieno esito. Un upgrade di carriera, un avanzamento di carriera. Il 9 di bastoni. Il carro, c'è uno spostamento, un trasferimento o un avanzamento che tu puoi vedere un po' così perché sei un po' affaticato, però va assolutamente a buon fine. Oppure semplicemente un avanzamento che tu c'hai un po', lo vedi un po' di soppiatto così, no? Ma come andrà benissimo. Vediamo il che tu stavi aspettando, forse questo trasferimento, questo avanzamento nel lavoro. Il 9 di coppe. L'asso di spade, arrivano comunicazioni che ti portano tanta felicità e tanta gioia a livello lavorativo, un benessere a tutto tondo, la comunicazione viene favorita. Qua c'è la torre, dopo una frattura, dopo un cambio che c'è stato in ambito lavorativo, è una stessa potentissima in ambito lavorativo, veramente potentissima, e tutto ciò che è altro dall'amore, va bene, ok. Vediamo cosa ci dice questo oracolo. Felice, felice, guarda un po', ti vedo felicissima, felicissima, sono veramente contenta ragazze, ancora pronti, bellissimo, veramente un'energia stupenda, scambiarsi doni, avrai delle sorprese in ambito lavorativo che hanno a che fare con il tuo essere pronta per affrontare questo meraviglioso dono della vita e delle sorprese proprio bellissime. Sì, qua al mare vedo che tutto torna a fluire, da una situazione di stress tutto torna a fluire. Quindi ragazze mie e ragazzi, veramente meraviglioso, complimenti, la variante dell'anello, che anche qua c'è 2 di coppe, persone che ti sostengono, anche l'unione fa la forza, mi viene da dire, no? Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la variante dell'ametista, la mettiamo qua. E andiamo a vedere qual è l'energia di quello che ti sta per accadere nei prossimi giorni. Ok, andiamo a vedere cosa. Tu stai riprendendo? Sì, cosa ti sta per accadere nei prossimi giorni. Vediamo un po' dove si orientano.
cosa ti sta per accadere, qual è l'energia di quello che ti sta per accadere nei prossimi giorni. Vediamo. L'osservatore è qualcosa che tu stai osservando, o qualcuno ti sta osservando da lontano, o tu stai osservando, stai vedendo cosa sta per accadere rispetto a una situazione probabilmente che tu stai già osservando, ok, su cui già stai mettendo l'attenzione. Vediamo un po', una situazione che stai aspettando, vediamo. Al mare. Sì, vedo che è una situazione che tu stai aspettando, ma che ti lasci anche fluire, cioè non stai lì aggressiva, diciamo, sull'aspettativa. Vedo che è qualcosa che ha a che fare con... Al mare mi parla di una pazienza, della fluidità, di far fluire. Stai osservando per vedere cosa accade rispetto a questa situazione. Ti vedo molto tranquilla, molto tranquillo e sereno, serena. Vediamo un po' come si delineano ancora. Ci mettiamo la carta degli archetipi, cosa ti sta per accadere. Fatto sta che la carta al mare mi parla proprio di lasciarsi fluire. È qualcosa che ti permetterà di continuare a fluire, di lasciarti fluire in modo sereno, pacifico. Vediamo un po' cosa ci dice la carta degli archetipi. E studiante, molti di voi stanno studiando qualcosa, stanno studiando e si stanno lasciando fluire, o stanno studiando per un concorso, per l'università o per qualcosa. Vi vedo apprendere qualcosa, apprendere, ok? E studiante è proprio lo studioso. L'aspetto luminoso, umiltà di devozione per il conoscimento, volontà di stare apprendendo tutta la vita. È come se ti vedo in una continua crescita spirituale, esponenziale. Quello che ti accade nei prossimi giorni ha a che fare con un accrescimento, si dice in spagnolo, in italiano come si dice? Con un espandere la tua coscienza. Vedo qualcosa che espanderà la tua coscienza e ti permetterà di fluire, di continuare a fluire nella vita in modo sano e non aggressivo, ok, questo non ci interessa perché vedo che la carta fluisce, quindi non ce l'aspetto in ombra. Sì, ti vedo devota, qua dice umilità e devozione per il conoscimento, cioè devozione per la conoscenza, volontà di stare apprendendo tutta la vita, cioè hai la volontà proprio di apprendere dalla vita. Ti vedo, mi parlano in questa stesa in particolare, non a caso hai scelto anche l'ametista, no? Che è proprio il terzo occhio, l'apertura del terzo occhio, ghiandola pineale, espansione della tua coscienza. Vedo che tu, molti di voi stanno studiando con la legge spirituale, state studiando i libri che vi ho consigliato, anche quelli di Fabio Marchesi, e vedo che la vostra coscienza si espande e inizierete ad essere talmente fresche, eccitate nel continuare a conoscere le cose della vita e in modo esoterico e in modo profondo, che vi si espanderà la coscienza, stando ad aspettare anche delle, senza attendere, cioè senza controllo, quello su cui state lavorando, ok? Andiamo a metterci l'altro oracolo, quindi ad ampio raggio, questa stesa. Molti di voi stanno aspettando anche i risultati di un esame, di qualcosa. Vediamo. Wow, Leona! Io vi vedo proprio abbondanti dentro, fuori. Ti ha sganato todo stu sgalone. Tu hai iniziato a vedere le ferite della tua vita come dei diamanti che stanno iniziando a brillare, ok? Questa è un'immagine meravigliosa in questo disegno. Significa che tu hai fatto un cambio col 13, arcano 13 anche la morte. Un cambio emozionale che ti permette adesso di vivere bene con te stessa a prescindere dagli altri, e quindi questo ti porta a manifestare all'esterno situazioni sane di qualsiasi natura, nel lavoro, nell'amore, relazioni sane in tutti i sensi, sia lavorative che proprio di coppia. Al di là della coppia io ti vedo proprio splendere nella tua meravigliosità. Meravigliosità non so se si dice, lo inventiamo noi perché mi sta piacendo questa parola. Leona mi parla proprio del sole,
del godere di te stessa, del conoscere e apprendere la vita giorno per giorno. Quindi questi prossimi 20 giorni sono all'insegna proprio della meraviglia, della scoperta della vita come non l'hai mai vista. Iniziare, quando noi ci togliamo il velo dagli occhi, no? Del nostro ego, della parte razionale, iniziamo a fluire con le emozioni come ci insegna questa carta, a fluire con la parte magica della vita, il divino femminile, che tu sia uomo o donna, tu inizi a vedere tutto in modo diverso, inizi a vedere la ricchezza di ogni cosa, la ricchezza di un albero davanti a te, la ricchezza del mare, la ricchezza di un caffè la mattina, la ricchezza, cioè inizi a riempirti di ricchezza. E questo è quello su cui questi 20 giorni sono contrassegnati. Da questo sono contrassegnati questi giorni. Adesso ci andiamo a mettere col dettaglio i tarocchi. Ci voglio mettere queste carte qua. E vediamo. Vediamo un po'. Cosa ti sta per accadere in questi prossimi giorni? Più o meno 20 giorni, 15-20 giorni abbiamo dato questo limite, quindi video sempre valido dal momento in cui lo guardi, l'ho già detto. Vediamo. Cosa ti sta per accadere in questi prossimi giorni? Meraviglioso asso di coppe, nome di denari, piena autonomia emozionale, economica o lavorativa. Qua c'è un asso di coppe che mi parla che non è un due di coppe, è un asso di coppe del risveglio spirituale che tu hai avuto e avrai in questi 20 giorni. E il nome di denari mi parla del tuo benestare proprio perché hai aperto il cuore. Nove denari è un'energia autonoma che mi parla del fatto che tu ti prenderai cura di te stessa e ti amerai, ti onori e fai cose che prima non avresti fatto rispetto alla cura tua personale di te, dei tuoi bisogni, delle tue esigenze, soddisferai i tuoi bisogni, le tue esigenze, sarai molto contenta o contento di stare con te stesso o con te stessa. Ci possono essere anche dei risultati economici importanti e lavorativi nei prossimi giorni, proprio perché tu hai avuto un risveglio spirituale interno e mi proietti all'esterno una realtà di successo all'altezza del tuo benessere. Ok, andiamo a vedere energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura. E conclusione di energia futura. Qua abbiamo un bellissimo 9 di denari, 7 di spade, 6 di coppe, appeso, 9 di coppe. Io qua vedo che tu stai molto bene con te stessa, con te stesso, a prescindere da qualcuno. Vedo anche che a livello amoroso tu conosci molto bene una persona, è possibile che ci sia un blocco con una persona, che è un blocco comunicativo con una persona di tuo interesse o che è una persona del tuo passato, una persona che conosci molto bene, una persona con cui c'è una connessione interessante, bella, però c'è un blocco comunicativo. Però io ti vedo a te proprio rinascere, ti vedo stare proprio bene, perché tu hai iniziato a pensare a te stessa. Potrebbe essere una persona più egoista, una persona, dipende. Forte energia della Vergine, del Pesci qua o ascendente, Venere o Marte. Che c'è prima il 9 di coppe? E la forza. Tu hai messo tanto per recuperare te stessa, adesso stai proprio bene. Cioè sforzo e impegno per recuperare te stessa e dare valore a quello che per te ha valore. Ok. Vedo energia molto di serenità e di appagamento personale individuale, prima di tutto. Andiamo a vedere l'energia attuale, cosa ti sta per accadere in questi giorni. Il sole, wow! Io qua ti vedo godere di quello che ti piace. Amici, famiglia, gli amici che ami, le persone che ami. Ti vedo proprio, in spagnolo si dice, disfruttar della vita. Cioè ti vedo proprio felice, felicissima, a prescindere se c'è una persona o meno, eh. Già energia del presente, forte energia del leone. Ti vedo proprio godere come se fossi una bambina o un bambino appena nato. Se non è ancora arrivata questa energia, è già l'energia del presente. Quindi già così. Vediamo energia positiva. L'asso di denari. Wow!
tutti questi denari, tutto questo giallo, questo oro, guarda, ne arriva un'opportunità, è possibile che sia lavorativa. Adesso lo andiamo a vedere. Un'opportunità concreta, di qualsiasi natura sia, o lavorativa o amorosa, ha in sé un grossissimo potenziale. Il blocco qual è? Il 2 di denari, probabilmente sei stata stressata a livello lavorativo ultimamente o avevi dei dubbi rispetto a una situazione lavorativa, oppure avevi dei dubbi rispetto a una situazione amorosa, oppure dovevi fare una scelta, devi fare una scelta in ambito lavorativo, oppure devi fare una scelta in ambito amoroso e il tuo lavoro ti impegna molto di più. Questo è anche possibile. Oppure può essere energia a specchio con la tua persona di interesse. Vediamo il passato. Cavalieri di spade. E cavaliere di coppe. Io qua ti dico, c'è un amore qua, c'è stato un avanzamento d'amore, ma tu puoi avere dei dubbi. Ci possono essere state delle barriere o tu hai una parte di una persona. Io credo che qua c'è stata una persona che nel recente passato ha proposto interesse per te o voglia di invitarti da qualche parte, anche con una certa veemenza, e tu puoi aver messo le barriere o essere stata chiara con questa persona che rispetto ai tuoi limiti, che sono di varia natura, perché io ti vedo stare bene con te stessa. Ok. Quindi avere dei dubbi tu. Forte energia dell'acquario, gemelli, bilancia, cancro, pesci, scorpione. Vediamo cosa succede qua. 8 di spade, 4 di bastoni e il mago. Guarda ragazze e ragazzi, questa stesa si interpreta a due cose, sia amore che lavoro. Allora, io vedo che alcune di voi stanno godendo dell'amicizia di qualcuno che è interessato a te sotto forma di amore. Questa è la prima. E qua inizia, e qua c'è un incontro con questa persona, ribadito dal 4 di bastoni. Nonostante tu magari non vedi possibilità perché hai dei dubbi, eccetera. Il mago nell'amore mi parla di una nuova opportunità straordinaria con questa persona che c'è già per alcune di voi, a cui avete dato un po' di limiti per alcune di voi. E sì, io vi vedo proprio felici, contente, nonostante voi potete avere dei dubbi o per questioni lavorative vostre, oppure semplicemente avete dei dubbi su questa persona. Però io vedo che qua c'è un grosso potenziale con questa persona. Alcuni di voi l'hanno conosciuta, cioè da poco già avete messo i limiti a un incontro, secondo me. Vi vedo più sotto forma di amicizia con questa persona, per alcuni di voi, però qua si presta, c'è un incontro assolutamente dove verrà fuori qualcosa di più, da entrambe le parti. Cioè da parte tua soprattutto, perché tu ti vedo con i dubbi, la persona c'è già, è aperta. E questa è una delle accezioni in amore. Un'altra accezione in amore è. Può essere questo. Tu hai iniziato a stare bene con te stessa. Hai iniziato a stare bene con te stessa. Io qua vedo che ti lasci proprio fluire rispetto a una tua persona di interesse. Stavi aspettando, sì, questa persona ti osservava anche da lontano. Io credo che per questa stessa è molto importante il fatto che l'altro fuori da te sta aspettando un tuo sì. Si delinea molto questo perché ti vedo a te con energia autonoma. Comunque adesso lo andiamo a chiarire. Sì, vedo un incontro, una persona con cui c'è un grande potenziale. Ti vedo molto felice. Che tu la conosca o meno, eh. Qua parliamo anche di lavoro, però, perché io qua vedo che ci sono. Qua c'è un incontro di lavoro molto importante. Nonostante che ti toglie da dosso i problemi psichici, mentali. Un incontro di lavoro molto importante che ti farà tanto felice, dandoti la possibilità di guadagni anche sorprendenti. Va bene? A lungo termine. Non li vedo adesso i guadagni, però ci sono a lungo termine. Oppure c'è una nuova entrata di lavoro, c'è qualcosa di nuovo e tu già stai bene. E a lungo termine ti dà, nonostante dei tuoi dubbi, oppure i dubbi perché magari ti devi fare del lavoro in più, però ci sono dei guadagni sorprendenti. Ok, andiamo a chiarirci il sole, energia attuale, cosa sta per accadere nei prossimi 20 giorni. Di cosa mi parla il sole?
del matto, io ti vedo proprio godere della vita qui ed ora. Né domani né passato, qui ed ora. Ti vedo proprio forte, ok? Ti vedo proprio forte, proprio come si dovrebbe vivere. Sì. È possibile che abbiate anche riscontro per un esame qui, o per un concorso vinto, ve lo dico. E voi avete dei dubbi? Sì. Vediamo l'asso di denari in positivo. Oppure qualcuno non vi poteva incontrare, o voi non potevate incontrare qualcuno perché era molto occupato a livello lavorativo. E c'era già stata questa comunicazione per vedersi, ma non si poteva, non vi potevate vedere, ma adesso vi vedete in questi giorni. Asso di denari, il 9 di denari, ragazzi, arriva una cosa di lavoro sorprendente in questi giorni, questi prossimi 20 giorni. Qualcosa di lavoro sorprendente, di lavoro, studio, qualcosa che vi gratifica molto, eh? Vediamo questo 2 di denari. Quel 9 di denari è positivo, mi parla anche rispetto all'amore, che voi mettete al primo piano il vostro lavoro, la vostra individualità, è per questo che vincete nella relazione con l'altro, non mercanteggiate, ok? Perché il lavoro vi gratifica, voi stesse, o l'amore per voi stesse vi gratifica. Il 2 di denari al blocco, la forza al blocco, la forza mi parla di coraggio o di sforzo, di lotta, è come se sentite un po' di appesantimento. Da un punto di vista di lotta, di sforzo, è come se non voleste mettere. No, non voleste mettere, no, è come se siete stanchi un po' di lottare, sia nel lavoro che nell'amore. Fatemi mettere un'altra su 2 denari. Il paggio di denari. O non arrivava un'opportunità lavorativa, non arrivava un incontro di lavoro, oppure per il carattere di qualcuno, magari molto irruento, voi eravate in dubbio. E non gli avete dato, o eravate in dubbio perché non volete lottare più, magari una persona a distanza, una persona che dipende dai vostri casi. Fatto sta che eravate stanche e questo vi dà dei dubbi. Vediamo l'otto di spade. Oppure per incombenze lavorative non ci poteva essere un incontro fino a questo momento, ma adesso ci sarà. Otto di spade. 7 di denari, mi parla molto di denari. Qua stavate aspettando dei risultati a livello economico o a livello lavorativo che non vedevate, che non vedete, va bene? Per raggiungere un pieno esito, un pieno successo con l'imperatrice di sviluppo. Ma qua ce l'avete. 4 di bastoni, 6 di denari. Sì, qua arriva un incontro di lavoro. Ho una stabilità raggiunta grazie ai vostri sforzi. Adesso siete stanchi di lottare, ma grazie ai vostri sforzi arriva una stabilità raggiunta, un 6 di denari. Vi viene dato ciò che meritate, eh? Ok. Il mago, bellissimo mago. Cosa ci dona il mago? L'otto di spade. Qua c'è lo sblocco di una situazione che era bloccata. 8 di spade. 8 di spade col mago. Spiegazione del mago mi dice che c'è una nuova opportunità, una chiamata, un nuovo inizio che ti dà questa asso di denari e 9 di denari nel lavoro. Nell'amore invece, perché come state vedendo la stessa si orienta più sul lavoro, ma siccome c'è un cavaliere di coppe qua lo adattiamo anche all'amore. Nell'amore c'è un incontro con una persona che non si poteva dare, forse per motivi di lavoro e che era a distanza, va bene? C'è un incontro di questa natura qui, o comunque un incontro dove tu eri stanca di lottare e si sblocca una situazione, va bene? Ok. Andiamo a vedere cosa dicono i Rider White. Sette di coppe. Qui vedo un po' di confusione. Il re di spade. Stavate aspettando le risposte da parte di qualcuno o che stava zitto a livello amoroso o che è una persona più fredda, stavate aspettando risposte oppure a livello lavorativo stavate aspettando delle risposte che vi arrivano. Vediamo un'altra. O non sapevate cosa pensare rispetto a una persona un po' più criptica.
un po' più criptica che vi ha dato del dolore probabilmente, oppure se è una persona nuova, vedo che voi siete un po' reticenti a concedervi a questa persona, state aspettando, però io qua vedo che voi ci uscite e si sblocca la parte emozionale, va bene? Mi stanno parlando soprattutto d'amore qua. Sì, perché c'è la morte, 5 di coppe, siete un po' reticenti perché avete chiuso una relazione importante da poco, non volete soffrire più. Questo è il senso. Ok, andiamo a vedere cosa ti dice questa persona. Forte energia dei gemelli, l'abbiamo detto, acquario, bilancia, leone, ariete, vergine. Andiamo a vedere. So di aver sbagliato, ho avuto paura. Qua c'è una persona che ammette i propri errori. Se invece è una persona nuova, qui sei tu che hai un po' di paura, però alla fine qua c'è una grossa opportunità, eh? Tu sperimenterai questa opportunità a livello amoroso senza più mercanteggiare. Ma per chi è singolo, io vedo soprattutto la parte lavorativa che esplode e ti dà molta autostima. Ok. Un'altra carta. Non riesco più a immaginare la mia vita senza di te. Qua c'è una persona che non riesce più a immaginare la sua vita senza di te. Tu ti sentirai molto orgogliosa di questa cosa che ti propone un incontro concreto, un inizio concreto, una stabilità. Vedo un incontro qui, è importante. Un'altra. Wow! Ti sposerò perché... Una persona che ti vede come donna dei sogni o uomo dei sogni, sia che tu la conosci o che tu non la conosci, una persona che ti vedrà in questo modo, molto autonoma, molto felice con se stessa, una grande energia di autonomia. Andiamo a vedere cosa ci dice quest'altro oracolo. Essere imparziali. Una nuova vita. Wow, le parche, qua arriva per giustizia divina una nuova vita per destino in ambito lavorativo, in ambito relazionale. La giustizia divina, essere imparziali, interviene a tuo favore per una nuova vita. Ti darà in questi 20 giorni che ha a che fare con il tuo destino, meritatissimo. Va bene, meraviglioso, ragazzi miei, complimenti veramente. Quindi detto questo, in bocca al lupo a tutte, io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica!